Tre serate per riportare Viareggio al centro della musica giovanile italiana. La spiaggia del Bagno Flora lungo il Molo il 25, 26 e 27 agosto ospiterà la Notte dei Desideri Viareggio Music Festival. 20 giovani cantanti emergenti in arrivo da tutta Italia si esibiranno con brani inediti portando in scena tutti i generi di musica leggera di oggi. La gara canora organizzata dal gruppo Giovani per Viareggio intende raccogliere l'eredità dello storico primo festival della musica d'avanguardia di nuove tendenze del 1971, primo raduno giovanile di massa della musica italiana che venne ospitato nella Pineta di Torre del Lago. Fu un festival che vide protagonista la premiata Forneria Marconi, che vinse assieme a Mia Martini, e quindi a distanza di 50 anni nel 2021 vogliamo rendere omaggio a questo importante evento che si è svolto nella nostra città. E quindi ci sarà questo festival, un festival di tre sere, e questo è stato possibile anche grazie alla collaborazione artistica di Umberto Cinquini, che appunto ha accettato di essere il direttore di questo festival, che speriamo diventi un appuntamento importante per tutta la città. 10 esibizioni per sera per arrivare ai 12 finalisti dell'ultima serata, selezionati da 3 giurie differenti, composte da varie personalità del panorama musicale, 3 i premi in palio. Saranno 3 serate che a causa dell'ultimo decreto ci siamo visti un po' la strada in salita da quel punto di vista lì, ma siamo riusciti, diciamo, a prendere il toro per le corna e a organizzarci in maniera da poter comunque far partecipare direttamente le persone. Abbiamo contingentato gli ingressi a 200 persone a serata e manderemo l'intero evento sia in diretta radio che in diretta streaming nelle nostre pagine social.